Parliamo questa volta di Don Piero Folli. Prima di ispirare, l'8 marzo 1948, benedisse i presenti al letto di morte col segno della croce e poi, guardando i suoi amati parrocchiani con un sorriso ironico, aggiunse: «Ma cosa volete di più? Avete anche la benedizione di un vecchio avanzo di galera». Don Piero Folli, infatti, in galera c'era stato per davvero, c'era stato anche più volte, ficcato dai fascisti e dai tedeschi lungo l'arco della sua coraggiosa esistenza. Dopo aver subito torture e violenze senza aver mai rivelato i nomi dei suoi collaboratori, fu liberato grazie all'intervento del cardinale arcivescovo di Milano, Ildefonso Schuster. Lo hanno dipinto come un gigante della Chiesa, di quella povera, di quella Chiesa senza anelli, senza crocifissi d'oro, senza paramenti scintillanti. Voldomino è un paesino di 1700 anime sulla collina di Luino. Don Piero Folli fu parroco fino appunto al 1948 e dopo l'8 settembre 1943 la parrocchia era diventata un approdo sicuro per tanti fuggiaschi prima del passaggio verso la Svizzera, ovvero verso la libertà. Nella canonica di Don Piero arrivavano ex prigionieri di tutti gli stati scappati all'armistizio dai campi dove il fascismo li aveva ristretti. E poi giovani italiani che non avevano risposto ai bandi d'arruolamento della RSI. E poi ancora gli antifascisti di ogni idea politica e assai più numerosi gli ebrei provenienti da tutto il nord del paese. Intere famiglie, genitori, nonni, figli, nipoti. Un esodo biblico segnato dal terrore. A tutti questi fuggiaschi Don Piero diede rifugio, cibo, vestiti, documenti e quel poco denaro di cui poteva disporre, aiutato dai parrocchiani che erano schierati al suo fianco. Nel Luinese, zona adatta alla fuga in Svizzera, arrivavano gruppi di ebrei e ogni persona che gli spalloni accompagnavano, Don Folli, per ogni persona, consegnava loro un foglietto. Varcato il confine svizzero, questo foglietto doveva essere sottoscritto e riportato al mittente come sicuro riscontro dell'avvenuto espatrio. Per questo Don Folli doveva essere in qualche modo catturato e messo fuori gioco. E così il 3 dicembre 1943 militi fascisti e tedeschi della Guardia di frontiera irruppero in canonica, arrestarono il parroco e gli inflissero una durissima punizione. Fascisti e nazisti avrebbero voluto che lui confessasse i nomi dei corrieri, i nomi dei collaboratori durante questi passaggi in Svizzera, ma Don Folli preferì la galera, dove vi rimase 3 mesi in condizioni pietose fino a che il cardinale Schuster, appunto, riuscì a farlo liberare. Terminata la guerra, Don Piero tornò a Voldomino e lì visse ancora 3 anni, piegato nel fisico ma non nell'animo. Morì nel 1948 e il suo funerale fu un estremo e partecipato tributo da parte di tutta la sua gente.